Allora, intanto come stai? Bene, dai, sto bene. Tanti giorni in Qatar comunque sempre sentano bene perché qua siamo al sole e a me piace. Beh, c'era cioè, da spagnolo ti manca il sole se non c'è. Sì, no, alla fine si sta bene, si sta bene. Non possiamo fare tante cose, ma comunque alle spiagge si può andare, quindi si sta molto bene. Meno male. Allora, Enzo Ferrari, il Sì. papà della Ferrari, diceva che ogni figlio che fa un pilota perde un secondo di velocità. A te è successo il contrario. Sei diventato papà da poco e sei velocissimo. Cioè, è ancora nella pancia, però la scoperta è da qualche settimana. E invece sei stato velocissimo. No, io mi sento come sempre. La verità è che per me non cambia nulla. Quello che cambia un po' soprattutto i pensieri, no? Perché alla fine no, non pensi più a te stesso, pensi a altre due persone. Quindi è un po' diverso l'atteggiamento, ma comunque sulla moto penso le stesse cose. Quindi no, non cambia molto. Quindi, diciamo, non, il fatto che tu sia sereno fuori dalle moto non cambia niente, anche se un'altra situazione comunque avresti fatto la stessa identica gara se non avessi avuto serenità fuori. Quello non lo so, non lo so, è difficile da dire, ma penso che soprattutto quando hai una famiglia ti calma tanto, no? Perché alla fine c'hai sempre gente in casa che ti aspetta, che ti vuole bene, quindi quello è molto importante. Allora sicuramente all'avere già quella parte lì ti rende molto più tranquillo, come hai detto te, più sereno, sicuramente aiuta tanto, penso che quello fa una bella differenza. Chiaro. Tu in Qatar avevi già vinto nel 2017, quindi ormai 4 anni fa, davanti a Dovizioso che quest'anno manca. Quindi ti faccio 2 domande. La prima, se un pilota, una persona soprattutto, come Andrea Dovizioso, un po' nel paddock manca, anche se siete avversari. E la seconda è, ma questa M1 assomiglia un po' a quella lì che ti ha fatto vincere nel 2017, visto che in questi anni la Yamaha è stata un po' ballerina, un po' altalenante. Dove è stato uno dei protagonisti degli ultimi anni, quindi è chiaro che manca, manca perché alla fine il livello che aveva lui era molto grosso e era sempre davanti. Per quella ragione lì manca. Dopo la moto non ha niente di quell'altra moto perché alla fine il telaio è nuovo, il motore è molto diverso, quindi è difficile da dire. Magari il livello sicuramente di sì, che stiamo andando molto forte, si sta battendo tutti i tempi, anche i record. Quindi la moto va bene, va bene. Devi capire come farla andare veloce. Quello sempre rimane la cosa più difficile di tutte. Ho letto tanti pronostici in giro, no? Cioè le previsioni su chi può vincere il mondiale. E ho letto tante volte, vince ancora Mir, vince Marquez quando torna, vince una delle Ducati o Miller o Bagnaia, vince Morbidelli secondo l'anno scorso, vince Quartararo. In pochi ho letto poche volte Maverick Viñales. Forse questa volta che c'è poca pressione su di te, pensi che possa essere l'anno della consacrazione, perché la dimostrazione che sei veloce non c'è mai stato nessun dubbio, tu sei velocissimo, però ti è mancata un po' di volte la costanza, no, nel campionato. Sì, la costanza è sempre molto importante, quindi anche per quello rende per noi qualcosa ancora di dubbio quest'anno, perché l'anno scorso da una pista all'altra tutto cambiava tanto, potevi da una pista vincere, andare all'altra e facevi il 10, quindi quello lì mi sembra che è quello che più dobbiamo migliorare. Allora, adesso è molto presto da dire, ma siamo solo in Qatar, abbiamo fatto solo una gara, resta tanto, tanto mondiale e tante piste diverse, quindi noi restiamo. Come abbiamo cominciato il mondiale, tranquilli, sappiamo il lavoro che dobbiamo fare per essere lì davanti e provare a gareggiare ogni gara, essere davanti. Quindi quello è quello che rende per noi il più importante e come hai detto te, la costanza. Penso che quello può fare un step molto grosso per il nostro campionato. Chi è secondo te l'avversario numero uno? Quello di cui temi che possa essere il più forte? Temere no, è difficile temere qualcuno, no? Perché alla fine te sei molto concentrato sul tuo, ma Mir è quello che ha stato il campione l'anno scorso, quindi Mir è il ragazzo che c'è nel punto di mira. Per Ok. me Miller anche Mille. sta andando forte.
anche la gara, la gara passata non l'ha fatto al massimo, ma lui è forte. E cosa pensi invece di Marc Marquez? Se dovesse tornare, ti sei fatto un'idea o non ti interessa? Tu pensi solo alla tua gara, alla tua preparazione? Non mi fate l'idea, perché alla fine, come hai detto te, siamo molti concentrati su di noi, perché dobbiamo ancora migliorare tante cose, ma comunque si torna a Marquez, va bene. Io penso che è molto interessante per il campionato, anche per vedere anche dove sta lui. E Meregalli ha detto recentemente che il fatto di non avere più Valentino Rossi in box possa averti aiutato, possa aiutarti in futuro. Perché magari, come dire, Valentino era ingombrante anche dal punto di vista mediatico. Ti trovi d'accordo con questa cosa o a te Valentino poteva essere qualsiasi pilota, come detto, sei concentrato, chi hai di fianco non te ne frega, o comunque sentivi che dall'altra parte c'era un 9 volte campione del mondo, anche se con 40 anni ormai. Sì, beh, 40 anni, ma lui quando va forte, è sempre difficile da battere. Quindi per me quest'anno che è stato con lui è stato sempre una motivazione extra e soprattutto ho imparato tante cose. Quindi adesso non ce l'abbiamo molto lontano, un box più in là. Lui sta sempre, il peso in Yamaha ce l'ha, quindi è sempre interessante perché lui è sempre molto molto forte. Quindi sempre va bene avere Valentino vicino perché impari tanto. Ma quindi era più uno stimolo positivo o era uno stress? No, era un stimolo molto positivo. Ok, chiaro. E, la velocità, come dicevo, non ti è mai mancata. Battere le Ducati, come hai fatto nel 2017, ma batterle quest'anno, che hai visto che velocità incredibile nel rettilineo, in Qatar, dove di solito sono favoriti, perché arrivavano da 3-4 volte in cui vincevano, può essere una dimostrazione di forza della Yamaha che quando andrà nelle piste a suo favore, come dire, potrà dire ancora meglio la sua, o non conta niente, come dire? Guarda, noi proviamo a fare la nostra gara, perché alla fine è tutto cambia tanto d'un giorno a un altro, quindi è meglio stare zitto, fare il lavoro e soprattutto essere costante, come hai detto te, è molto molto importante. Essere lì ogni fine di settimana, perché adesso con 2 gare in fila in qualche circuito è sempre molto difficile. Quindi può andare molto bene la prima gara, ma la seconda non hai il feeling, è difficile. Ma comunque penso che noi stiamo facendo bene il lavoro, stiamo facendo i passi giusti in avanti e quello è molto importante. Anche perché ti rende più tranquillo e ti rende molto sereno, come hai detto te, e hai il focus giusto per ogni weekend di gara. E hai fatto una gara pazzesca, bellissima, ma l'avevi preparata così? Ti aspettavi che sarebbe andata così? O hai visto, una volta che sei partito, hai visto che avevi un bel feeling e allora poi hai detto, cazzo, vado a vincere? O pensavi già di avere un passo così veloce rispetto agli altri? Guarda, il sabato quando ho finito la FP4 subito ho capito che avevo l'opportunità di vincere, quindi lì mi sono concentrato soprattutto a lavorare con la moto per essere più pulito, per anche fare che le gomme hanno più durabilità, e dopo quando ho partito in gara tutto è stato diverso, perché quando ho partito, avete visto, le Ducati hanno partito incredibile. Io mi sono messo ottavo, non lo so, penso che ottavo, quindi la gara ha cambiato tanto. Dopo quello solo ho pensato a sorpassare, ogni giro sorpassare uno, ogni giro, e dopo mettere il mio ritmo. Era difficile capire se potevo vincere, ma quando sono arrivato tanto veloce, tanto a Johan come a Pecco, avevo l'opportunità di fare un cambio di ritmo e quello mi ha dato la vittoria, quindi contento, perché era molto importante fare quel cambio di ritmo lì in quel momento giusto e la moto ci teneva, quindi quello per noi è importante, perché alla fine, come vedi, di velocità punta è difficile combattere contro le Ducati. Quindi hai visto Mir, anche ha partito secondo dall'ultima curva, è arrivato quarto, anche per noi penso che succede lo stesso, quindi dobbiamo capire il modo di vincere adesso deve essere per un po' di gap,
quindi è molto importante non lasciare tutto per l'ultimo giro. Vero. Fare e un po' prima. Come diceva qualcuno, nei circuiti ci sono più curve che rettilinei. Sì, ma... cioè, tu hai preso un bel margine grazie alle curve. Sì, corretto. Sì, sì, abbiamo preso un margine giusto per vincere la gara e quello è importante, importante adesso perché sul rettilineo ti passano prima di la finish line. E allora, sempre sul Qatar, poi andiamo avanti, ma cosa può, è vero, cambia tutto, può essere la pista un po' sporca, la pista meno sporca, ma quando fai gara 2, diciamo, sulla stessa pista, dove vai a cercare i difetti? Dove puoi migliorare? Cavolo, hai vinto, hai fatto una gara pazzesca, è difficile migliorarsi. Sì, Fabio, ma devi migliorare, è difficile, ma devi farlo, perché tutti migliorano, quindi si può migliorare. Quando vai dietro dei piloti, vedi cose che te fai bene, vedi cose che gli altri fanno bene. Quindi, come ho fatto una gara in rimonta, ho visto tante cose che possiamo fare meglio. Quindi, quello mi rende tranquillo che possiamo fare un step in avanti, penso, questo weekend. Ma comunque, come hai detto te, è molto difficile di essere forte due weekend seguiti, ma noi ci proviamo. Pensiamo che abbiamo il potenziale per farlo e sicuramente l'importante è avere l'opportunità di lottare per la gara. Allora, vi faccio un'ultima domanda sulle moto, poi voglio sapere delle cose di te fuori dalle moto. Okay. Cosa pensi quando arriva la bandiera a scacchi? Oppure, visto che avevi un bel margine, avevi capito di vincere prima della bandiera a scacchi? Come si fa a non distrarsi quando mancano ancora un giro, due curve, tre curve? Perché è facile distrarsi e commettere un errore. È molto facile, ma comunque noi, almeno io, sulla moto sempre porto al dashboard, cioè i settori. Quindi sempre so che tempo faccio in ogni settore, in ogni sector time. Quindi sempre quando sono gli ultimi giri e ho un vantaggio mi lascio 3-4 decimi, non di più. Perché magari quello che ho dietro sta spingendo a tutto e ti prende, ti può prendere, quindi se fai un po' qualche errore così ti prendono. Allora, ti è mai capitato in carriera di distrarti? No, non mi è capitato nunca, ma devi essere, soprattutto quando hai un bel margine di tempo, devi essere tranquillo e molto focus, non pensare che è già tutto fatto, perché alla fine devi ancora passare la bandiera per fare tutto. Quindi all'ultimo giro non pensi neanche di vedere tutto il team lì per celebrare la vittoria. E il primo pensiero qual è stato? Alla fine, lavoro fatto. Quello è stato il primo pensiero. È quello che mi dà. Il lavoro e quindi questi sono i risultati. Sì. Ascolta, serie TV preferite? Cos'è che stai guardando in questo periodo? È vero, lo guardo sul telefono perché alla fine vai, vai. È una serie di manga, quindi... Ostia, è una serie di manga di volley. Di money? Volleyball. Ah, Ayuka. Volleyball. Ho capito. Ma su Netflix? Sì. Ma ti piace la pallavolo o ti piacciono gli anime, i manga? Mi piace l'anime. Perché su Netflix c'è anche Attack on Titan, no? L'attacco dei giganti. Sì. Che è bellissimo. L'ho visto l'anno scorso, anche a me piace molto The Seven Deadly Sins. Ah, l'ho visto l'anno scorso, quindi sì, mi piace il manga, quindi di solito vedo più manga, di solito. Ma quindi tu hai visto Dragon Ball, sì. Ma li leggi o guardi cartoni? Di Dragon Ball più cartoni, ma per esempio di Naruto ho letto abbastanza. E poi film? Mi piace un po' di azione e anche la commedia, anche mi piace. Comedy. Quindi tipo, non lo so, Hangover, mi piace abbastanza. Sì. Bello. E hai mai fatto una serata tipo Hangover? No. Da pazzi quella così. Molto pazzi. E qual è la cosa un po' più pazza che hai fatto? Ce n'è una o sei sempre stato, come dire, un bravo ragazzo? Beh, alla fine è sempre stato un bello ragazzo, ma non lo so, magari di fare le gare con i
49, no, quando era piccolo, no, non so, con le scooter, sai, di fare le gare per il paese, per ma il paese. Niente altro, niente altro. Sempre con... Ti faccio le ultime due domande e poi ti lascio, così Allen non si arrabbia con me. E intanto come ti trovi con Allen? Fa il bravo? Bene, sì, sì, molto bene. E, no, volevo chiederti, cosa ne pensi tu da connazionale di York e Lorenzo di come sta affrontando, diciamo, la pensione, no? Il post pilota con i commenti su Twitter, su Instagram, la bella vita a Dubai. Cosa ne pensi? Ti sei fatto un'idea? Lasciando un po' di lato quello che hai detto di commenti, alla fine penso che lui sta vivendo molto bene. Lui si è guadagnato, perché alla fine essere, non lo so, 10 anni all'alto livello in MotoGP non è facile. E lui ha stato anche di più anni, non è facile. Quindi lui penso che si è lavorato un futuro molto bello. Adesso deve divertirsi e fare quello che vuole. Ma è stressante stare lì con... sia, dico te, ma in generale il pilota è abbastanza stressato. Più è stressante, perché alla fine anche per me rende un divertimento molto grosso, quindi è la mia vita, è il mio sogno, ma comunque passi tanti giorni fuori di casa, passi tanti giorni sull'aereo, è un po' che passi tanto tempo che non stai facendo niente, perché solo stai o all'aereo o aspettando il giorno di gara, quindi quello rende difficile. Perché sempre hai quella voglia di andare in casa. Abbiamo finito. L'ultima cosa. Okay. Cosa ti manca quando non sei a casa? Una cosa che devi scegliere. La mia cosa famiglia. Ti manca? La famiglia. Sì. Ma vi sentite spesso, tutti i giorni? Vi sentite? Sì, sì. E alla fine manca. Manca perché non sei lì di persona, no? Sempre, per esempio, no, adesso abbiamo stato 2 settimane fuori, ma una settimana fa ho stato anche quasi un mese fuori, quindi... quello rende sempre molto molto difficile, e quello per me più stressante. Il resto è sempre un divertimento. Grazie mille, Maverick. Un abbraccio, in bocca al lupo. Crepi, grazie. Ciao.